abbiamo un'impressione che è quella di fare qualcosa di noioso, riflettere, no? Qualcosa che ci porta a fermarci, qualcosa che in qualche modo ci dà anche fastidio. Dalla mia esperienza scout ricordo che il giorno in cui si proponeva il deserto ai ragazzi, il deserto significa che per diverse ore o una giornata intera i ragazzi devono stare da soli a riflettere su una traccia, su quello che è. Ebbene, per loro quello era il momento più difficile in assoluto. Perché in effetti noi spesso viviamo immersi nel rumore, no? Arrivi a casa, accendi la radio, accendi la TV, o c'è lo smartphone, o c'è un'altra cosa, c'è il computer. In qualche modo siamo sempre sottoposti a una serie di stimoli che ci impediscono di fermarci. E questo è qualcosa che effettivamente è molto difficile da poter fare, non ci riusciamo. Pensate che c'è una patologia che è la patologia di chi in ferie sta male. Cioè, nel senso vai in ferie, stai male perché non puoi più fare le cose che fai tutti i giorni, no? Ecco, c'è un grande rischio che è quello di fare delle cose senza esserci realmente pienamente in quello che facciamo. Cioè, noi non siamo in effetti quello che facciamo nella misura in cui quello che facciamo non è parte piena di quello che in qualche modo noi ci portiamo dentro. E questo vale a maggior ragione per il Natale, no? Per cui riflettere in qualche modo può significare semplicemente, per esempio, guardarsi allo specchio. Lo specchio ci riflette. E quindi è qualcosa che è esterno a noi e ci rimanda un'immagine. Ed è quello che noi spesso pensiamo sia la riflessione. In realtà la riflessione è difficile perché significa scendere talmente dentro di te nel profondo da iniziare a comprendere e a scoprire che in questo percorso ci sono delle salite molto ardue da fare. E siccome noi normalmente dalle salite rifuggiamo, perché la salita ti fa fare fatica, anche se poi ti regala un bellissimo paesaggio, normalmente restiamo a valle perché ci preoccupiamo delle salite. E quindi succede esattamente questo, non entriamo dentro perché preferiamo restare fuori. Parlando di Natale, niente più vero. Quindi io stasera non vorrei turbare un clima zucchero e miele che normalmente abbiamo iniziato a vivere già dai primi di novembre, no? Come tutti gli anni, dove ci sono i Babbi Natali che volano, le renne che camminano, i film zuccherosi in TV dove non va niente male praticamente, no? Se facessi il mestiere che faccio io, ti accorgeresti un pomeriggio che senti invece situazioni talmente difficili che tutto si pensa quando le vivi, tranne che a Babbo Natale e alle slitte. Perché chiaramente ci sono situazioni di vita talmente complesse e dure che chiaramente da questo clima artificiale che noi abbiamo creato non sono neanche sfiorate, anzi vi dirò di più, spesso sono drammaticamente turbate. Perché una cosa che noi non sappiamo, ma che potete andare a controllare come dato statistico, è che in questo periodo, per esempio, sapete quali farmaci si vendono di più? I psicofarmaci, gli antidepressivi. Perché praticamente nel periodo natalizio le vendite di questi farmaci si impennano letteralmente. Per quale motivo? Perché una persona su quattro, o meglio su tre, vive in solitudine il Natale. Quindi capite che questa situazione che noi apparentemente in qualche modo diamo per scontato e in qualche modo non ci permette di scendere nel profondo, è un clima artificiale. Creato esattamente per evitare che cosa? Di riflettere. Per evitare di riflettere. Quindi io non vorrei stasera appesantirvi sicuramente, però di fatti certamente non vi dirò delle cose che rientrano in questo clima. Mi dispiace, questo è poco ma sicuro. Proprio perché fondamentalmente, ripeto, il clima che noi viviamo e del quale spesso godiamo in qualche modo è qualcosa di talmente fuorviante che ci ha fatto perdere di vista esattamente qual è il senso profondo di una festa. Che attenzione, non riguarda solo i cristiani, riguarda gli umani. Per cui chiunque è interessato ad essere più umano, dal Natale si lascia interrogare. Non si lascia interrogare solo chi vuole essere superficiale e in qualche modo non vuole avere nessun tipo di stimolo sotto questo punto di vista. Ma chiunque ha interesse a vivere più umanamente non può non lasciarsi interrogare. Io adesso vi faccio ascoltare per iniziare semplicemente una canzone, qualche battuta di una canzone, in maniera tale che capiamo che questo modo di pensare o di riflettere dipende esattamente un po' da quello che il testo di questa canzone ci dice. Che il bianco sia bianco, che il nero sia nero, che uno e uno siano due. Che la scienza dice il vero, dipende, e che siamo
siamo di passaggio, come nuvole nell'aria, si nasce e poi si muore, questa vita straordinaria. Dipende, dipende, da che dipende, da che punto guardi il mondo, tutto dipende, dipende, da che dipende. Da che punto guardi il mondo, tutto dipende. Ma che bello questo amore, specialmente in primavera, che domani sorge il sole, perché siamo in agosto. Dipende. Tutto dipende da che punto guardi il mondo. È semplice, no? Tutto dipende da che punto guardi il mondo. No? Se il centro del mondo è il nostro ombelico, certamente attorno a noi non succede niente che in qualche modo ci possa impensierire, no? Tranne quando qualcosa magari poi ci tocca direttamente. Ecco, io penso che realmente guardare al Natale dipende esattamente da qual è il punto di vista dal quale noi lo guardiamo. Per cui, se noi teniamo conto di questa premessa, prima di iniziare a riflettere sul Natale, diventa essenziale guardare i punti di vista. Vediamo cosa ci dice la pubblicità. A Natale puoi fare quello che non puoi fare mai. A Natale si può fare di più. Sapete di cosa sto parlando, perché tanto ci bombardano. Ho controllato quest'anno praticamente dalla fine di ottobre con questo messaggio. No? Perfetto, questo è il punto di vista della pubblicità. A Natale puoi fare quello che non si può fare mai. È esattamente il contrario. Nel senso che il Natale ha un senso se tu ogni giorno puoi fare quello che fai a Natale, perché altrimenti non avrebbe senso il Natale. Perché la pubblicità mi dice che a Natale si può fare di più? Perché a Natale mi devi in qualche modo incoraggiare negli acquisti. Quindi il problema concreto è non puoi tutti i giorni fare quello che fai a Natale. Però quando è Natale lo puoi fare. Quindi, vedete, un messaggio pubblicitario di 30 secondi è pagato milioni e milioni. Quando c'era la lira si pagava anche per miliardi un messaggio pubblicitario tra la strutturazione e poi la messa in onda. Ora, voi pensate che se non fosse efficace un'azienda spenderebbe soldi su quel messaggio? In effetti cosa fa il messaggio? Mi dice esattamente questo, non riflettere, fai. Compra e in qualche modo ti acquisti la felicità del Natale, perché se il Natale è acquistare, sono felice nella misura in cui io posso acquistare. Fuori di dubbio questo, no? Quindi capite che il punto di vista, se io lo faccio mio, non sentirò mio il Natale, perché? Perché se a un certo punto arriva una pandemia e mi costringe a non fare gli acquisti come li facevo, a non avere le tavolate come le facevo, cosa si diceva nel 2020? Ma questo non è Natale, no? Pensate a tutti quelli che lo vivono di fatti da soli, per loro c'è sempre la pandemia, ma pensate a tutti quelli che per esempio reggono i servizi, medici negli ospedali, per esempio infermieri, tutti quelli che in qualche modo quel giorno sono impegnati a mantenere in piedi tutte quelle strutture di servizio che ci permettono di vivere magari con serenità quella giornata, no? Allora, riguardare il punto di vista significa interrogarci anche su qual è il punto di vista che noi vogliamo avere stasera in questa riflessione. E a me piacerebbe, piuttosto che dirvi delle cose così, per quello che mi passa a me in mente, partire, come diceva Rita, un po' da quelle che possono essere curiosità, domande, dubbi, che ognuno di voi si porta dentro.
Però capisco che poi parlare magari è difficile prendere la parola, per quello diceva Rita, magari un post-it in modo tale che si possa scrivere, ognuno di voi può scrivere anche un personaggio, Li posso per far passare questi esempio. Sì, fogli? li puoi fare passare, perché anche sullo stesso foglio alla fine non è un Sì, problema, sempre ognuno sullo così. stesso foglio. Così io non farò altro che prendere lo spunto da quello che voi mi date, in modo tale che così il messaggio che cercavo di lanciare parte esattamente da quello che voi state dicendo, quindi non c'è il fervorino preparato prima per potervelo dare, ma ci rifacciamo esattamente a quello che a voi interessa di più, cercando di calare, ecco, il punto di vista che vi ho detto attraverso quello che voi adesso scriverete, va bene? Ringrazio Lina per quello che ha detto, perché poi alla fine, un po' chi è intervenuta anche Loredana, no? Perché vedete, alla fine quello che diventa fondamentale, non è quello che vi dico io, ma quello che nasce dentro quando io vi dico delle cose. Cioè quello che conta, quello che vi dico ve lo scordate, quello che vi nasce dentro non ve lo scordate più perché è vostro. Quindi vedete, la comunicazione non serve a riempire la testa, serve a fare battere i cuori, che è una cosa diversa. Cioè significa farci sentire esattamente accomunati da questo bisogno di umanità che tutti abbiamo, ma che invece noi molte volte barattiamo confondendolo e facendo praticamente una serie di divisioni e di recinti dove siamo sempre pronti a giudicare l'altro perché non fa parte della mia congrega. Allora chi è fidapino verso chi non è fidapino, chi è di un gruppo rispetto a quello che non è dell'altro gruppo e così via. E no, sì, parrocchie non le nominiamo. Perché capite che alla fine quello che realmente a noi, ecco, preme è sentirci accolti in un gruppo che mi faccia sentire vivo. Però spesso questo diventa esattamente l'inizio della fine. Perché nella misura in cui io mi chiudo dentro quel gruppo, qualsiasi, anche la fidata, e non mi riesco ad aprire all'esterno, io parlo senza peli sulla lingua, io sono morto. Perché mi sono creato un nido caldo, dove penso di conoscere tutti, ma in effetti non è detto che io li conosca realmente, dove gli altri mi riconoscono quando arrivo perché mi salutano chiamandomi per nome e cognome, ma di fatti, nella misura in cui io perdo il contatto anche con altre realtà che inevitabilmente vivono esperienze diverse dalla mia, ma non per questo meno importanti, io sto perdendo una parte di ricchezza, ma soprattutto non sto comprendendo che solo nella relazione c'è vita. E questo per esempio il Vangelo ce lo regala con un'immagine molto bella, che è un luogo per esempio frequentatissimo da Gesù, che è il lago di Tiberiade. Non so se voi ci siete stati in Terra Santa, ma chi c'è stato sa che per esempio sulle sponde di quel lago si trova una marea di conchiglie. Ancora oggi pensate che è molto depredato perché ci sono questi sbarramenti che formano dighe o altro, ma pensate ai tempi di Gesù era praticamente ancora oggi uno dei luoghi più pescosi al mondo, cioè dove i pesci sono talmente numerosi. Pensate, in quella regione chi l'avrebbe mai detto? No? Ma perché è così ricco di pesci? Perché il fiume Giordano entra da una parte e esce dall'altra. Questo crea un ricambio di ossigeno talmente alto che in quelle condizioni genera una riproduzione ittica enorme. Lo stesso fiume più a sud arriva nel Mar Morto, si ferma, Mar Morto, non c'è niente. Non c'è niente. E uno si potrebbe chiedere, ma questo Gesù che noi aspettiamo bambino ancora, no? Ecco, qui vi dico la prima cosa che un po' ci estremizza. Gesù bambino è stato 2029 anni fa. Finito. Poi è cresciuto, l'hanno ammazzato e per chi ci crede è risorto. Noi non aspettiamo più Gesù bambino. Noi non vogliamo fare suonare le campane a mezzanotte perché così Gesù nasce a mezzanotte. Questa è una favola infantile che ci fa dire che i primi che hanno ammazzato il Natale siamo noi cristiani. Siamo noi cristiani perché abbiamo reso il Vangelo, che è dinamite, una favoletta per addormentare i bambini la notte. Niente più che quello. Questo bambino che nasce 2000 anni fa, se è vero che è il figlio di Dio, ci sta dicendo e dando un messaggio che è in qualche modo destabilizzante, estremamente destabilizzante per il nostro modo di intendere e pensare le cose. Mi sta dicendo che il problema non sta nell'avere potere, che la caratteristica di questo Dio che si incarna non è quello di essere potente e di essere in qualche modo tremendo, come spesso noi lo dipingiamo anche, no? Per cui spesso pensiamo che l'incontro con questo Dio diventa quasi, ecco, l'incontro con quello che è il giudice finale, senza appello, no? E lui, per cominciare a scardinare questa idea, che si inventa?
si inventa che nella misura in cui io lo sto pensando tremendo, lui si fa tremante, come un bambino che nasce. Io me lo immagino onnipotente, onnipresente, pesante, e lui si dà il peso di un bambino, di un neonato. Io me lo immagino fascinoso, capace delle cose più grandi, e lui si fa fasciare in una grotta o in una casa umile. E anche lì, ah, Gesù è nato in una casa umile. Ma secondo voi la maggior parte della gente che nasceva in quel periodo e in quei villaggi, dove nasceva? Ma dove nasceva? Anche qui cerchiamo di evitare di scendere in queste manie, come se lui è umile, si è fatto, lui è fatto esattamente quello che la stragrande maggioranza della gente viveva. E la cosa straordinaria, così cominciamo nel frattempo che arriva il foglio ad entrare un po' in questo, almeno con quello che mi sta venendo in mente di dirvi in base a quello che voi mi avete detto. La cosa straordinaria è che i primi che si accorgono di questo fatto chi sono? Gli ultimi della società, i pastori. Ma guardate, al di là di quello che può essere il fatto storico, a noi interessa una cosa molto importante del Vangelo, perché il Vangelo non vuole fare storia. Tant'è vero che se noi lo sotto pena un'analisi critica storica, ne troviamo incongruenze infinite. Il Vangelo fa teologia, cioè ci vuole dare un messaggio che in qualche modo ci fa capire quant'era rivoluzionario quello che stava succedendo per la mentalità di quel tempo e per la mentalità di oggi. Perché per noi oggi essere persone arrivate significa essere persone che si sono fatte strada nella vita. Chi non si fa strada nella vita, cioè chi non fa carriera, chi non è importante, chi non è osannato, per noi è fallito. Perché i pastori erano i falliti? Perché il Talmud diceva che quando il Messia fosse arrivato su questa terra, i primi ad essere sterminati dalla faccia della terra sarebbero stati i pastori. Perché erano ladri, farabutti, e non erano neanche ammessi al Tempio per questa loro caratteristica, perché stando appresso alle pecore non potevano mai entrare nel Tempio. E pensate che un pastore non era neanche ammesso in tribunale per testimoniare. Quindi immaginate. E guarda caso chi ci rabbia lui? Proprio loro. Pensate che chi invece conosceva tutto di lui se ne resta tranquillo da appena 6 miglia, 8 chilometri da Gerusalemme, se ne stanno lì da Betlemme al Tempio, tranquilli, fermi. È lo stesso atteggiamento di tantissimi noi cristiani che riempiamo le chiese ma non riusciamo a uscire fuori il naso dalla sacrestia, perché quello è il nostro regno, il nostro ambiente, il nostro luogo di cortile, scusate, perché se così non fosse la gente ci guarderebbe con occhi diversi, ma siccome è così la gente scappa. E io dico, quando è così realmente e la gente scappa, non vi posso che dire che fa bene. Che fa bene. Perché vedete, nella misura in cui siamo noi i primi a perdere di vista quello che è il senso del Natale, significa che realmente abbiamo perso la bussola. Perché se come cristiani continuiamo ad aspettare il bambino che nasce con la scemetta che te lo porta in braccio così, e magari ci spunta la lacrimuccia, probabilmente abbiamo gli occhi foderati di prosciutto su tutti quelli che stanno morendo in mezzo all'acqua di mare, in questo momento preciso. E continuiamo a piangere per il bambinello che è nato 2900 anni fa. Allora capite che a un certo punto San Bernardo dice una cosa molto bella, no? Cristo è nato 2000 anni fa, è inutile che lo aspetti rinascere adesso. Per cui viene ogni giorno nella misura in cui tu lo accogli nell'altro, che in qualche modo ti rivolge la sua domanda e il suo bisogno di aiuto. E poi guardate, la cosa straordinaria è che dopo essere venuto una prima volta, tornerà in maniera definitiva, ma non come pensava Giovanni Battista, perché la scura è già posta alla radice per tagliare a destra e a sinistra e fare lui il giudizio che faremmo noi, ma per sorprenderci ancora una volta esattamente con una logica e una mentalità che è totalmente l'opposto di quella che noi diamo a Dio. Per cui quel bambino, in quella grotta, in quella capanna, dovunque voi volete, mi sta dicendo esattamente che Dio si sta rivelando in un bambino che ha bisogno di cure, di attenzioni, e che se lo lasci lì, muore. Cioè ti sta dicendo una cosa, tu sei libero. Ma una volta che l'hai capito, sei libero di fare il bene o di fare il male. Quella è una responsabilità tua.
Quello che ti porti domani dall'altra parte sarà quello che hai vissuto. Niente di più. Perché pensare che domani c'è una vita più bella, quando oggi in questa vita io non riesco a capire qual è la portata rivoluzionaria e drammaticamente dico rivoluzionaria del Vangelo. Capite che parlare del Natale significa fare il classico fervorino, vogliamoci bene, siamo più buoni, Krug è cattivo perché lavora fino alla fine, gli altri invece sono buoni perché a Natale hanno capito qual è il vero spirito del Natale. Ebbene, io vi dico, signori, che anche quel cartone purtroppo non ci aiuta. Non ci aiuta. Perché va a rinforzare esattamente il fatto che si è buoni a Natale per dire esattamente che il resto dell'anno fai quello che vuoi. Beh, se questo è il Natale, vi dico sinceramente, non mi interessa. Non mi interessa. E uno dice, ma è possibile? Ci viene a raccontare queste cose. Guardate, l'hanno capito, anche Giovanotti l'ha capito, ve lo faccio sentire. Giorni, non è Natale mai. Capite che significa essere rievangelizzati anche da chi canta le cosiddette canzonette? Capite cosa significa? Perdere di vista il Vangelo e fare dei fervorini che non servono a niente significa esattamente negare la potenza di Dio, che è una potenza umile. Non è mai la potenza che noi possiamo, non è la potenza delle armi che stanno cantando in tutto il mondo in questo momento in tantissimi paesi oltre che in Ucraina. Non è quella. Però se non ne prendiamo coscienza, capite che andare a vivere un Natale con un lusso di cartone ci serve a poco. Guardate, io non ce l'ho né con i banchetti, non ce l'ho né con Babbo Natale, assolutamente, sono tutte cose belle che ci possono fare gioire. È sciocco chi pensa che Babbo Natale è in competizione con Gesù Bambino, perché non conosce la potenza di Gesù Bambino e non conosce che cosa significa Babbo Natale. Perché se uno conosce, dice, vabbè, usiamo il rosso a Natale. Vabbè. Ma se tu stai vivendo il Natale, devi sapere perché ti colori di rosso. Devi sapere che stai facendo un favore alla Coca-Cola, oppure no. Perché 50 anni fa è la Coca-Cola, che nel 1950 e passa, nei primi anni 50, si inventa sta cosa, prende San Nicolaus, Santa Claus, cioè San Nicola, famoso perché era il santo che portava i doni, fa del rosso il colore dominante. Dio è l'omaccione barbuto e lui quindi prende questo omaccione barbuto e creano questo personaggio. Pensate, la prima volta che mia nipote l'ha vista si è messa a piangere. Quindi, per cui capite che molte volte non è che sia, però poi a furia di vedere Babbo Natale, no? Beh, Natale è Babbo Natale. Ben venga, non è un problema. Ma vedete, anche il fatto di fare regali è una cosa bellissima, ma nella misura in cui non mi costringe poi a comprare gli psicofarmaci perché sono esaurito. No? Nella misura in cui non mi costringe a scambiare il regalo. Beh, se Tizio mi ha regalato questo, io poi gli regalo per avere la contropartita. Questo non è regalare.
Questo è commerciare ed è una cosa diversa. Riguarda il nostro ego, non riguarda la nostra sostanza. Posso dire... Ma quante ne vuoi? Allora, io dico che lo scadere degli anniversari c'è a tutti i livelli. Che so, la festa di 1° maggio, prima era la festa dei lavoratori, ora è una scampagnata. La festa del 25 aprile, la festa della liberazione, una data storica. Parlo del 1° maggio perché a casa nostra era il Capodanno, non voglio dire il Natale, ma era il Capodanno, là noi ci preparavamo per settimane e poi uscivamo tutti in famiglia perché quindi era una festa sentita. E il 25 aprile, festa, niente, l'8 marzo che nasce come una ricorrenza, alla fine diventa la cena, il ristorante. Cioè, questo commercializzare, questa globalizzazione verso il consumismo, purtroppo c'è per tutte le ricorrenze importanti. Figuriamoci quella del Natale. Ci sta la festa, chi la vuole eliminare, come dici tu. Ma questa nascita, sento dire oggi nel senso di in questo periodo, si fa la festa, l'unico invitato che non c'è è Gesù. Ma non deve essere invitato, neanche quello mi piacerebbe, cioè così è simbolica, capisco che è una metafora. Però poco fa dicevi tu, ecco, mi piace che state parlando di quello che vi nasce dentro ed tocchiamo il tema della nascita. Cioè Gesù, secondo me, e secondo Guccini pure, quando dice Dio è morto, no? Dio rinasce in quello che credo, in quello che mi fa stare bene, se io sto bene con gli altri, sto bene con me stessa, se ho una certa serenità, se sono riuscita ad averla, perché non è che la serenità o lo stare bene ti arriva chissà da dove, oppure solo andando a messa, non è così, c'è chi ci riesce, ok? Però è nella relazione, noi siamo persone che si relazionano, se nella relazione io mi sento, come dici tu, voluta bene, amata, se io amo soprattutto, perché a volte vogliamo essere amiche, vogliamo avere amiche senza essere amiche, dici io non ho amica, ma tu sei amica, vogliamo essere voluti bene senza voler bene, cioè come se dovesse più preceduto dall'altro. Gesù nasce, io nasco, io rinasco, io sono nuova a Natale. E grazie Rita, per quello il titolo di stasera è giochiamo a fare finta che nasce Gesù. Il problema è questo, capite? Il Natale spesso l'abbiamo ridotto a questo, a giocare di fare finta che nasce Gesù. Esattamente, vivendo quelle scene del presepe, forse non ci avete fatto mai caso, ma se guardiamo attentamente le scene del presepe, voi vedete che c'è la scena centrale, la grotta, il bambino, perché poi lo devi mettere, no? Perché c'è tutta l'altra prima nella stanza da pranzo, poi man mano si avvicina finché arriva il 25, lo metti nella culletta. È un modo per educare i bambini in qualche modo, a capire che c'è questa cosa, ma non c'entriamo in questo, giusto? Perché poi se rimane solo quello te lo porti fino a 80 anni e mi pare che poco. Però se guardate tutti i personaggi attorno, ci avete fatto caso, ognuno è impegnato a fare i fatti suoi. Cioè lui è nato, sta lì, Maria Giuseppe se lo guarda, il bue e l'asinello lo riscalda e ognuno fa i fatti, la lavandaia lava, il pecorario si guarda, cioè ognuno fa i fatti suoi. Questo è il Natale che stiamo vivendo. Il presepe di Francesco, quando lui l'ha fatto a Greccio, era un'altra cosa. Era esattamente dire, guarda che noi abbiamo un Dio che si è fatto carne. Non è il Dio dei poeti o dei filosofi, è uno che ha sudato, che ha buttato sangue su questo. C'è uno come te e come me. Questa è la portata rivoluzionaria del messaggio del Natale. Quando leggo nell'Apocalisse, ecco sto alla porta e busso, noi pensiamo che alla porta esterna e ci dicono devi aprire la porta del cuore e lo fai entrare. No, succede esattamente quello che dovrebbe succedere alle chiese oggi, aprire la porta dall'interno e uscire fuori. Lui è già dentro. Noi teniamo chiuso il cuore, lui resta lì dentro, perché non ci scendiamo in profondità. Tanti mi dicono, ma quanti chilometri piace fare? Tanti me ne piacciono fare, ma il tratto più difficile da fare è quello che va da qui a qui. Perché anche camminare in montagna, fare i chilometri, ti può servire a poco se non ti fa riflettere, cioè se non ti fa scendere dentro. Anzi, può essere un modo come gli altri per scappare, per fuggire dal pensare e dal riflettere qual è il senso che stai dando ai tuoi giorni. Perché questo è il dato profondo poi alla fine. No, e come ci diceva Rita, la festa ha un valore
umano talmente profondo che alla fine il problema non è essere o non essere cristiani, ma nella misura in cui la festa va al cuore di quello che è il regalo umano. Io ho letto delle riflessioni bellissime di Cacciari sul Natale, che tu dici, caspita, uno che si definisce non credente, perché dice l'ateo non esiste, perché come fai a dire che lui non c'è criticando chi dice che c'è? Ha perfettamente ragione. Qual è la differenza tra chi dice Dio non c'è? Uno dice Dio c'è, mi spieghi qual è la differenza tra i due? Dice io non credo, però alla fine riesce a vivere un confronto con la parola talmente profondo da aprire gli occhi a tanti frequentatori abituali di sacrestie che però hanno perso di vista il Vangelo. Il vero problema oggi nella nostra Chiesa è questo, non è un altro, è esattamente questo. Quando senti un'omelia che con la parola che è stata proclamata non c'entra niente, tu ti chiedi, ma di quale Vangelo stai parlando? Ci è capitato la domenica Gaudete, che sarebbe la domenica scorsa, no? Di assistere in una parrocchia a quella che era la festa della gioia, no? Arriviamo con Giuse, ci sediamo, a un certo punto inizia. Dei facce da funerale. Omelie da funerale. Letture che sembrava uscissero dall'oltretomba. Eppure si parla la gioia, la gioia, la gioia. Io dico, uno che arriva, sente parlare di gioia, con questa faccia e con questo clima, me lo spieghi quale gioia sta vivendo. Capito? Il problema non è parlare di Dio, ma vivere relazioni pratiche e concrete che senza pronunciare una sola parola te lo fanno vivere. Te lo fanno vivere. Non hai bisogno di parlare di lui, hai bisogno semplicemente di vivere gesti che in qualche modo te lo possono fare sperimentare. E qui mi ricollego a quello che abbiamo vissuto nei 4 giorni che abbiamo fatto con il CAI di Polizzi, no? A un certo punto volevamo andare sull'Etna con Giusi, no? Ci eravamo già programmati questa escursione. Arriva il messaggio del CAI, il Club Alpino Italiano di Polizzi Generosa, e dice camminando con Liborio per Aurora. Liborio è un collega morto il mese scorso con una malattia molto rapida che in qualche modo l'ha portato subito via, ed era uno che camminava anche con noi. E Aurora è questa bambina di Polizzi che, alla quale viene diagnosticata questa malattia genetica molto rara, una bambina che fino a 5 anni vive come tutti i bambini, giocando, divertendosi, e che a un certo punto comincia ad avere problemi di deambulazione, comincia a non parlare bene e quindi iniziano, capite, le ricerche. Due genitori giovanissimi e iniziano questa peregrinazione per tutta l'Italia e anche fuori per fare questa benedetta diagnosi. Finalmente a Truina fanno la diagnosi e si scopre qual è il gene interessato e si capisce che, ecco, gli unici che possono dare una mano in questo senso è un'equipe di Berlino con un professore polacco che lavora lì all'università e che sta facendo degli studi proprio su questo aspetto. C'è il problema dei fondi, perché chiaramente la ricerca ha dei costi. Lo Stato tedesco è disponibile a pagare una quota, però per fare partire rapidamente la ricerca servivano, pensate, 200.000 euro, che sembra una cifra esorbitante, ma con grande sorpresa, quando noi siamo stati lì, ho scoperto che già 160 e passa mila euro erano stati addirittura raccolti, perché le madonie si sono mobilitate, no? Allora uno potrebbe dire, beh, fai la raccolta, fai il versamento sul Liban, se lo vuoi fare, è chiuso, no. La cosa che mi è piaciuta è che tu hai camminato, sei andato lì da Aurora, l'hai abbracciata, nel senso che insieme siamo andati tutti lì a dire stiamo camminando per te. La compagna di Liborio ha camminato con noi e per lei quella è stata una terapia incredibile. Ci siamo lasciati l'ultimo giorno quando lei se n'è andata, ha detto io adesso torno a casa e vado a fare l'albero di Natale che avevo fatto con Liborio. Capite cosa significa fare sentire all'altro la presenza? Non hai bisogno di tante, non hai bisogno di parlare della risurrezione di Dio, di Gesù. Lo sappiamo. Il problema è come lo fai risorgere oggi in chi è solo, in chi è triste, in chi non ce la fa ad andare avanti. Altrimenti è tutta, sapete cosa? Aria fritta. È aria fritta. Non me ne vogliano i teologi, ma è aria fritta. Ma non ce ne so. Ma è aria fritta. E quindi è reale un po' questo aspetto, per cui capite che anche un semplice gesto, un semplice sorriso,
O semplicemente, pensate, ci sono stati dei gesti che apparentemente possono sembrare banali, ma mi ha colpito di più il gesto di una raccolta precedente che avevano fatto per una signora, che poi non ce l'ha fatta. La raccolta era arrivata a 30.000 euro. La prima cosa che ha fatto la figlia è destinare quella somma, per esempio, per la ricerca di Aurora. Cioè dice, mia madre non ce l'ha fatta, speriamo che Aurora ce la possa fare. Ma capite che questo non è semplicemente legato al Natale. È legato al camminare, cioè al metterti vicino all'altro e a fare strada con lui, quando l'altro si sta portando dentro i suoi pesi e le sue. Ecco, la compagna di Liborio mi manda questi, perché io gli ho detto, perché Rita mi aveva detto che avrebbe avuto questa intenzione, e abbiamo scoperto che la mamma di questa ragazza è fidatina, quindi avete anche il ringraziamento della mamma, che fa parte della, penso a Palermo, che siano, perché loro sono da Palermo. E quindi avete anche il ringraziamento di una fidatina che ha saputo questa cosa e quindi vi manda a ringraziare. Qui ci sono dei segnalibro che loro hanno fatto, che hanno dato a tutti quelli che stanno partecipando, io li lascio qua. Ecco, questo, vedete, alla fine non servono grandi cose, forse mi sto prolungando troppo, quindi 5 Dove minuti, sono? sono le 20 e 15, 5 minuti e chiudiamo. Mi dai il foglio, perché così ormai che l'abbiamo detto, lo partiamo un po' da quello che c'è qui. Giuseppe è la figura che più mette in ombra è colui che con il suo silenzio parla di più, è la figura che più sta in ombra, è colui che con il suo silenzio parla di più. Prendendoci umiltà, insegnandoci umiltà, obbedienza, rispetto, valori che sono necessari in una famiglia, soprattutto come padre e non come padrone. Parola del nostro vescovo che sorte che. Sorte ad applicarlo, che esorta ad applicarli a tutti gli ambiti sociali, religiosi e familiari. L'anno scorso è stato l'anno di Giuseppe, sì, Patris Corde, e con le sue lunghe, ecco, con le sue lungimiranze, Papa Francesco, la figura di San Giuseppe, come nuova paternità. Sì, ecco, la figura di Giuseppe è effettivamente una figura centrale. Ma ha subito un grandissimo silenzio Giuseppe, come lui, perché lui è silenzioso, no? Però pensate, sapete qual è la cosa straordinaria di Giuseppe? Ci insegna che la paternità non è soltanto frutto della carne, ma c'è una capacità di accoglienza che va al di là. Cioè, significa la capacità del dono che in qualche modo fai al di là di sentire tuo il frutto di quello che stai in qualche modo generando. E guardate che non è stata per niente una passeggiata per Giuseppe poter vivere tutto questo, che è stata veramente dura, è stata dura, no? E riuscire anche lì a togliere di mezzo tutti quelli che sono gli orpelli che noi spesso siamo bravi a fare, no? Ma a scendere nella carne di Giuseppe, a pensare cosa significa sapere che la tua futura sposa aspetta un figlio, sapere che tu non c'entri niente, fidarti del fatto che c'è un intervento divino, insomma. Mi sembra che gli si sta chiedendo troppo, ma pensate anche a Maria, l'abbiamo fatta diventare l'obbediente o altro, ma è una donna rivoluzionaria, è incredibile quello che Maria fa in quel preciso istante. Ecco perché a un certo punto San Bernardo dice l'intero universo dipende da quelle labbra, da quel sì, cioè Dio stesso sta dipendendo dalle labbra di una ragazzina di 13 anni. Capite con quale Dio abbiamo a che fare nel Vangelo quando gli altri ce lo dipingono diversamente? Un Dio che rispetta totalmente la mia e la tua libertà, perché se non sei libero non sei degno di essere figlio di Dio, nel senso che la tua dignità è la libertà che hai. Quindi quando qualcuno te la toglie, non sta facendo il gioco di Dio, anche se ha l'abito talare, non sta facendo il gioco di Dio, sta facendo il gioco del proprio ego, che ha bisogno di avere sudditi, piuttosto che uomini e donne libere che in qualche modo sono animate dalla forza del Vangelo. Ecco, la cosa straordinaria di Giuseppe è proprio questa, poi alla fine, no? Riuscire a comprendere fino in fondo che alla fine, ecco, la donazione che in qualche modo fa è talmente profonda che vede fino in fondo l'affido di questo figlio, con tutto quello che questo poi comporta. Pensate alla risposta dell'adolescente Gesù al Tempio, no? Ma che volete? Non lo sapete che sono molto. È la risposta di un classico adolescente dei nostri giorni, non è un'altra. Cioè a Giuseppe e Maria non è che è stato risparmiato niente. Non è stato risparmiato assolutamente niente. Allora, quello che vorrei in qualche modo un po'
farvi comprendere che alla fine, nella logica di Dio, in questa accoglienza, non c'è differenza tra gli ultimi e i sapienti. Perché l'altra bellissima immagine che ci viene regalata non è quella del 6 gennaio con la Befana che arriva sulla scopa, l'alter ego di Babbo Natale, no? L'altra immagine che invece ci regala il Vangelo è un'immagine stupenda, perché lì sono dei dotti, dei saggi, dei sapienti, che stanno riconoscendo lì il Figlio di Dio. Da una parte i pastori, dall'altra i sapienti, i dotti che erano lì a Gerusalemme, non l'hanno riconosciuto. Allora, se della fede ne facciamo una questione di dottrina, noi il Natale non lo capiremo mai. Potremmo imparare a memoria il vecchio catechismo di Pio X, ma alla fine non avrei capito niente. Perché è la stessa cosa di imparare a memoria il menù di un ristorante e dire di essere stato al ristorante e aver mangiato cibi bellissimi perché sai recitare il menù a memoria. O vivi l'esperienza che ti entra nella carne, o sono soltanto frittelle. Frittelle. Che servono semplicemente, ecco, a rincuorarci, no? A illuderci. E allora quando gli altri ci dicono che la fede è un'illusione, hanno ragione. Hanno ragione. Perché se noi viviamo la fede in questi termini e non riusciamo a comprendere fino in fondo la portata rivoluzionaria di questo messaggio, il problema non è andare quindi contro Babbo Natale. Il problema è rendersi conto fino in fondo che se Babbo Natale è così dominante è perché noi abbiamo ucciso il Natale in quello che è il suo vero significato. Non parlo di noi, parlo di noi come cristiani, non sto parlando di noi come mondo, perché noi spesso ce la prendiamo col mondo. Guardate che i primi cristiani hanno scelto il 25 di dicembre per la nascita di Gesù, non perché avessero dei documenti storici che dicevano che è nato la notte di Natale, che c'era freddo, che c'era il fuoco acceso, ma semplicemente perché quella era una data fondamentale in cui si sottolineava che la luce iniziava a vincere sulle tenebre, ed era una festa pagana, e i cristiani l'hanno presa. Adesso sta succedendo esattamente il contrario, mi sta bene, è ovvio, perché se vengono a mancare i cristiani, è ovvio che il mondo si riprende le cose che noi gli abbiamo tolto, no? Per cui il 2, festa degli angeli, diventa la festa dei nonni, il 6 è la Befana, il 25 c'è Babbo Natale, possiamo continuare all'infinito, il 2 è diventato Halloween, l'1 è. Cioè, capite che alla fine, ma di cosa ci scandalizziamo? Di cosa ci scandalizziamo se non siamo capaci di vivere nella gioia? Ci sono molti gruppi in cui veramente, quando cammini, incontri tantissima gente che apparentemente di Vangelo non ne vuol sentir parlare, ma non ne parla neanche. Ma la cosa che ti stupisce sempre, costantemente, è che quando sei seduto a tavola non si fa altro che parlare di aspetti spirituali. Spesso se mangi tra cristiani parli di cavolate. Chissà perché. Perché pensiamo di avere tutto. Ecco qual è l'arroganza che il mondo ci rimprovera. Pensare che Dio ce l'ha in tasca perché sei andato a messa, perché magari hai letto qualche paginetta di Vangelo, perché hai fatto il cammino, questo, quell'altro. Ecco, penso che sia importante allora realmente rivestirci di questa, di questo bisogno di chiedere oggi all'altro di insegnarci il linguaggio giusto per parlare di queste cose. E l'altro sapete cosa risponde? Non parole, gesti. Questo Papa è criticatissimo perché alle parole sta sostituendo i gesti e dà fastidio, perché noi pensiamo che così la Chiesa sta diventando meno importante, meno potente, meno aulica. Eh sì, esattamente questo. Meno affarista. Meno affarista, no? Affarista ancora ci metterei. Ce n'è ancora. Però capite che realmente rendiamoci conto di questo aspetto, nonostante tutto. Da 2000 anni noi continuiamo ad annunciare questa notizia. Ma la cosa bella è realmente questa, che dove tu pensi che lui non ci sia, appena ci vai e lo scopri, io mi sento gioire. E mi dico, ma tu guarda che bello. Spesso vai dove pensi che sia super presente e non c'è. E non c'è. Perché c'è tutto tranne che la sua presenza. Mi dispiace essere così crudo e netto, ma è così. Se il problema più importante della liturgia è che tutto sia perfetto, tu hai ucciso la liturgia, che è innanzitutto una relazione semplice di gioia e di scambio con chi è lì per riempirti. E tu pensi che devi essere fare le cose talmente bene, talmente precise per lui. Cioè
Cioè, quindi sei talmente impegnato a fare cose per lui che ti scordi che lui sta facendo tutto per te. Tutto qui. Ecco, il Natale è anche questo. Se io sono troppo impegnato a fare tante cose e non ho il tempo di fermarmi, otteniamo lo stesso risultato. Tantissime cose fatte, ma alla fine siamo talmente stanchi che diciamo è finita, finalmente, meno male. Grazie a tutti. Come dici tu, anziché il miele, vengono i pastori, siamo qua, possiamo riflettere. Pensavo poco fa quando dicevi il verbo riflettere, ti sei fermato staccando, riflettere. Flettere vuol dire piegarsi e quindi vuol dire ripiegarsi su se stesso un pochino, no? Non riflettersi allo specchio. Questa forma di ripiegamento significa cercare dentro che nasca qualcosa. Perché dentro che c'è tutto. Che nasca qualcuno. Dentro c'è tutto. Deve solo venire fuori. Io me lo pongo il problema. Certe volte mi fanno bussa, apri, ma dico, ma forse, devo, forse è dentro che deve bussare per farlo uscire io. Un problema mio. Grazie, grazie a tutti, grazie. Scusa, intanto a nome, vi faccio a te a nome di tutti gli auguri di Natale. Okay. Questa è una cartella che va poi a compensare. Ah, quella cartella. Vabbè, se ti dice qualcosa te lo facciamo sapere. Se viene mi voglio fare una foto con voi due. Okay. E con Michele suggeriamo questo momento.